Ok, facciamo qualche esercizio sugli angoli associati. Angoli o archi a seconda, insomma, le due dizioni sono entrambe corrette. Supponiamo di dover calcolare le funzioni goniometriche seno, coseno e tangente di questi angoli. Cominciamo per esempio con due terzi di pi greco, che in radianti quant'è? Cioè, che in gradi quant'è? Non ci fosse il 2, pi greco terzi è? Quant'è pi greco terzi? 60 gradi, il doppio di 60, 120. Questo non era nella famosa tabellina che avevo visto all'inizio, perché essendo un angolo maggiore dell'angolo retto non può essere un angolo interno di un triangolo rettangolo. Tuttavia ha seno, coseno e tangente utilizzando l'estensione che abbiamo fatto delle funzioni goniometriche a un angolo qualsiasi, ed è un angolo notevole perché, come vedremo tra un secondo, posso riferirlo al suo angolo associato nel primo quadrante, che è un angolo notevole. Ok? 120 gradi, se guardiamo il cerchio goniometrico, 60 e adito 60 cade circa in questo punto. Questo è 120 gradi, grosso modo. Ok? Questo posso vederlo in due modi diversi. Prego. Posso pensarlo come 90 più 30. Quindi utilizzando le relazioni degli angoli associati per angoli che differiscono dell'angolo rotto, oppure questa è una possibilità, fatemi cambiare pagina. 120 gradi, posso vederlo come 90 più 30, oppure utilizzando gli angoli supplementari, da 120 per arrivare fino a 180 angolo piatto, me ne mancano 60. quindi 180 meno 60. Equivalente ai radianti pi greco medio più pi greco sesti oppure pi greco meno pi greco terzi. Ok? Posso usare entrambe le strade. Nella prima ho gli angoli associati alfa e pi greco mezzi più alfa. Nella seconda ho alfa e pi greco meno alfa. E usiamo tutte e due. Per esercizio. Abbiamo già visto a suo tempo che il coseno di pi greco mezzi più alfa nel secondo quadrante la scissa è negativa, vale meno il seno di alfa. Il seno di pi greco mezzi più alfa vale coseno alfa e la tangente di pi greco mezzi più alfa vale meno 1 fratto la tangente di alfa. Richiamo le cose che abbiamo visto a suo tempo. Qui non faccio altro che copiare queste usando il posto di alfa pi greco sesti. Ok? Quindi, l'ultimo elemento copiato che cambio pagina. Queste sono formule di angoli associati tali che i due angoli, quello che abbiamo chiamato l'altra volta beta e alfa, hanno una differenza pari all'angolo retto. Cioè uno è uguale all'angolo retto più il secondo angolo.
quindi il coseno di 2 terzi di pi greco, che ripeto posso pensare come il coseno di pi greco mezzi più pi greco sesti è uguale, in base alla prima delle relazioni che abbiamo visto, a meno il seno di pi greco sesti. Quanto fa il seno di pi greco sesti? Il seno di pi greco sesti, angolo notevole, è un mezzo, quindi questo vale meno un mezzo. Il coseno di 2 terzi pi greco è meno un mezzo. Ok? Analogamente il seno di 2 terzi pi greco, che posso pensare come il seno di pi greco mezzo più pi greco sesti, è uguale al coseno di pi greco sesti, che vale la radice di 3 mezzi. Infine, ditemi se posso girare la pagina, la tangente di pi greco, di 2 terzi pi greco, che posso pensare come la tangente di pi greco medio più pi greco sesti, vale meno 1 fratto la tangente di pi greco sesti, cioè meno 1 fratto la tangente di pi greco sesti è radice di 3 terzi e quindi ottengo meno radice di 3. Razionalizzazione. Morale della favola. Riassumo, il coseno di 2 terzi pi greco vale meno un mezzo, il seno di 2 terzi pi greco vale radice di 3 mezzi, la tangente di 2 terzi pi greco vale meno radice di 3. Ho 120 gradi per tempo. Ok? Proviamo anche l'altra strada, quella degli angoli supplementari. Chiaro per tutti? Il coseno di 2 terzi pi greco posso pensarlo come il coseno di pi greco meno pi greco terzi, perché 2 è inferiore a 3 di una unità, quindi 2 terzi posso pensarlo a 1 come 1 meno un terzo. Quindi 2 terzi pi greco è l'angolo piatto pi greco meno pi greco terzi. E quindi fa appello alla relazione coseno di pi greco meno alfa, che vale meno il coseno di alfa. Similmente per il seno avremo il seno di pi greco meno alfa è uguale a seno alfa e la tangente di pi greco meno alfa che è uguale a meno la tangente di alfa. Adesso copio queste relazioni utilizzando per il posto di alfa pi greco terzi. Ok? Quindi, ripeto, il coseno di 2 terzi pi greco, che è il coseno di pi greco meno pi greco terzi, vale meno il coseno di pi greco terzi, cioè meno un mezzo. Il seno di 2 terzi pi greco, cioè il seno di pi greco meno pi greco terzi, vale il seno di pi greco terzi, cioè radice di 3 mezzi. La tangente di 2 terzi pi greco
uguale meno la tangente di pi greco terzi per meno radice di terzi. E ovviamente ottengo gli stessi risultati di prima. Però per un'altra strada. Posso andare avanti? Altro esercizio. Troviamo le funzioni goniometriche. Che è radiante, che in gradi vale 3 quarti, quant'è? 45. 3 volte 45? 135. 135 gradi. Questo, anche qui, 3 differisce dal denominatore per un'unità. Quindi 3 quarti posso pensarlo come pi greco meno pi greco quarto. Tutta la torta meno un quarto di torta. Anche se qui la torta è l'angolo piatto, quindi il paragone non calza tanto, ma insomma. 3 quarti pi greco è pi greco meno pi greco quarti. Quindi uso gli angoli supplementari. Ok? Quindi il coseno di 3 quarti pi greco. In che quadrante è 3 quarti pi greco? Nel secondo, perché è maggiore di 90 ma più piccolo di 180. E uguale al coseno di pi greco meno pi greco quarti, che vale meno il coseno di pi greco quarti, cioè meno radice di 2 medie. Tutti gli angoli del secondo quadrante hanno un coseno negativo e il seno positivo. Il seno di 3 quarti pi greco vale il seno di pi greco meno pi greco quarti, che è uguale al seno di pi greco quarti, uguale a radice di 2 medie. La tangente di 3 quarti pi greco vale meno la tangente di pi greco quarti, che vale meno 1. Calcola funzioni goniometriche di un angolo, quindi chiamiamolo adesso, se non faccio una confusione, di 5 quarti di greco, che corrisponde a quanti gradi? Prego? 225.
180 più 45. Questo mi conviene pensarlo, qui ho il numeratore che è il denominatore più 1, quindi ho pi greco più pi greco quadro. E sono nel quale quadrante? Terzo. Nel terzo. Quindi avrò seno e coseno entrambi negativi, la tangente positiva. Vi ricordo le relazioni che ci servono. Il coseno di pi greco più alfa, che vale meno coseno alfa, il seno di pi greco più alfa, che vale meno seno alfa, la tangente di pi greco più alfa, che vale meno la tangente di alfa, è più la tangente di alfa. Quindi, nel nostro caso, alfa e pi greco quarti. Quindi il coseno di 5 quarti pi greco, posso pensarlo come il coseno di pi greco più pi greco quarti, che è meno il coseno di pi greco quarti, cioè meno radice di 2 mezzi. Il seno di 5 quarti pi greco è meno il seno di pi greco quarti, è meno radice di 2 mezzi, e la tangente di 5 quarti di pi greco vale la tangente di pi greco quarti, è 1. Cambiare? Prendiamo sempre il calcolo di trigonometria dell'angolo 4 terzi di pi greco. Anche questo posso scriverlo come pi greco più pi greco terzi. Utilizzo le formule relative al terzo quadrante, cioè angoli che differiscono dell'angolo piano. Quindi il coseno di 4 terzi pi greco, cioè il coseno di pi greco più pi greco terzi, vale meno il coseno di pi greco terzi, cioè meno un mezzo. Il seno di 4 terzi pi greco vale meno il seno di pi greco terzi, quindi meno radice di 3 mezzi, e la tangente di 4 terzi pi greco è uguale alla tangente di pi greco terzi, che è radice di 3. Sette sesti di pi greco posso girare la pagina? Sette sesti di pi greco li posso pensare come pi greco più pi greco sesti, sempre nel terzo quadrante. Quindi il coseno di 7 sesti pi greco lo scrivo come il coseno di pi greco più pi greco sesti, che è meno il coseno di pi greco sesti, che vale meno radice di 3 mezzi. Analogamente il seno di 7 sesti pi greco
il primo vale meno il seno di greco setti, cioè meno un mezzo. La tangente di 7 sesti pi greco è uguale alla tangente di pi greco sesti, che è la radice di 3 terzi. Vediamo qualcosa sul quarto quadrante, vediamo se qui non si può, manca il quarto, sì. Ok. Proviamo un angolo di 11 sesti di pi greco. Sesti, 11 è il doppio di 6 tranne che per una unità, quindi questo posso pensarlo come 2 pi greco meno pi greco sesti, angoli esplementari, allora somma l'angolo in giro. E sappiamo che il coseno di 2 pi greco meno alfa è uguale al coseno di alfa, il seno 2 pi greco meno alfa è meno sen alfa e la tangente di 2 pi greco meno alfa è uguale a meno la tangente di alfa. Quindi il coseno di 11 sesti di pi greco, che è il coseno di 2 pi greco meno pi greco sesti, è uguale al coseno di pi greco sesti, che è uguale alla radice di 3 meno. Nello stesso modo il seno di 11 sesti pi greco seno di 2 pi greco meno pi greco sesti, cioè meno il seno di pi greco sesti, cioè meno un mezzo, mentre la tangente di 11 sesti di pi greco è la tangente di 2 pi greco meno pi greco sesti, che vale meno la tangente di pi greco sesti, cioè meno radice di 3 terzi. Ok? Per esercizio provate a calcolare le funzioni goniometriche di 7 quarti di pi greco e di 5 terzi di pi greco. Adesso invece completiamo, lo facciamo oggi, con un'altra relazione che l'altra volta non abbiamo visto, che è la seguente. Posso cambiare? Supponiamo di avere la circonferenza goniometrica
qui individuato dall'angolo alfa, quindi cosinalfa senalfa, e un altro punto beta, un altro angolo beta individuato dall'angolo, un punto Q individuato dall'angolo beta, tale che beta vale 3 mezzi pi greco più alfa. Ok? 3 mezzi pi greco corrisponde all'angolo, al punto di ordinata minima della circonferenza, a cui aggiungiamo alfa. Questo è il punto Q. Quindi, se questo è alfa, anche questo è alfa. Perché se tolgo alfa arrivo a 3 mezzi pi greco che è qua. Le proiezioni di P e di Q sui due assi, il cateto adiacente ad alfa nel primo triangolo e nel secondo, hanno la stessa ampiezza. Solo che il cateto adiacente ad alfa è la scissa di P. Questa è la scissa di P, che è cosina alfa. Il cateto adiacente ad alfa nell'altro triangolo è l'ordinata di Q. E le due sono opposte, perché l'ordinata di Q è nel semipiano delle ordinate negative. È tutto chiaro? Poi il cateto opposto ad alfa, che è l'ordinata di P, è lungo come il cateto opposto ad alfa nell'altro triangolo, ok? Che è la scissa di Q. E hanno lo stesso segno, perché la scissa di Q, stando Q nel semipiano delle x positive, ha un segno positivo. Ok? Quindi la y di Q è l'opposto della scissa di P, la y di Q è uguale all'ordinata di P. Ma Q ha come coordinate il coseno di beta e il seno di beta. Quindi la scissa di Q, cioè il coseno di beta, è uguale all'ordinata di P, sen alfa. L'ordinata di Q sen beta è l'opposto della scissa di P, meno cosen alfa. È chiaro? Lo scrivo in un altro foglio, ripeto, l'ordinata di Q è meno la scissa di P, la scissa di Q è uguale all'ordinata di P. Quindi il seno di 3 mezzi pi greco più alfa è uguale a meno cosen alfa, il coseno di 3 mezzi pi greco più alfa è uguale al seno di alfa, e la tangente 3 mezzi pi greco più alfa vale seno diviso coseno, quindi meno 1 fratto la tangente. Meno alfa, se osservate, posso girare pagina, se osservate 3 mezzi pi greco meno alfa mi dà un punto che è simmetrico di Q nel secondo, nel terzo quadrante, quindi la y è la stessa, la x viene cambiata di segno,
quindi avrò che se beta diventa 3 mezzo pi greco meno alfa, il punto si trova in questa posizione, fatemi fare un disegno in modo così più chiaro. Sempre pi, 3 alfa. Attenzione, P, O e Q stavolta non sono allineati. Il beta vale 3 mezzi pi greco meno alfa. In questo caso l'ascissa di Q, l'ascissa di Q vale quanto l'opposto dell'ordinata di P. L'ascissa di Q è questo segmento che è lungo quanto l'ordinata di P ma con segno opposto. L'ordinata di Q è lungo quanto l'ascissa di P ma con segno opposto. E la tangente è il reciproco. La y diviso la x di P, di Q, è l'inverso della tangente del punto Q. Quindi avremo che il coseno di 3 mezzi pi greco meno alfa, cioè la x di Q, vale meno l'ordinata di P. Sen alfa. Il seno di 3 mezzi pi greco meno alfa, cioè l'ordinata di Q all'opposto dell'ascissa di P, meno coseno alfa, e la tangente 3 mezzi pi greco meno alfa è uguale a 1 fratto la tangente di alfa. Domande? Hai messo una regoletta che uno deve più o meno imparare a memoria. Pensare al circolo volumetrico vi aiuta in generale, se non se la ricorda, pensa alla relazione geometrica di angoli associati e di solito se ne viene fuori. Ok? Quanto tempo ci resta? Ci fermiamo qua. Continuiamo a fare esercizi anche la volta prossima.